Per me è stato fondamentale quando facevo le medie, credo che avevo tipo 11-12 anni, l'incontro con una signora americana che, cioè lei insegna pittura in una scuola a Firenze e mi disse: no, ma guarda, cioè, tipo liberati, prova anche a passare la carta sotto l'acqua, no? Ora, questa è una cosa abbastanza banale, però non lo so, lì se, cioè, dentro di me è scattato poi qualcosa, cioè, è stato, io la ricordo sempre questa come la prima molla dentro di me che mi ha spinto a divertirmi poi realmente con la carta, i colori, l'acqua e tutte queste cose. Fatto sta che io poi per tanti anni, quando ho fatto l'accademia, ho lavorato con il colore e l'acqua. C'erano prevalentemente queste carte che venivano dipinte per stratificazione. Poi era un lavoro che ho messo da parte perché per me era più una sorta di esercizio, anche metodico, quasi una sorta di mantra, di preghiera che si ripeteva attraverso il gesto, che è durato 5-6 anni e che poi però, ho lasciato e mi ha portato in altre direzioni. C'è sempre un'intuizione, poi penso che comunque l'intuizione sia sempre il frutto di, cioè sia come la punta di un iceberg, no? Quindi uno passa le giornate e costruisce le basi, le fondamenta, anche in maniera indiretta, cioè studiando, leggendo, scrivendo, frequentando le persone, parlando, lavando i piatti, piuttosto che piantando i pomodori, non lo so, per me anche queste sono fasi del lavoro, no? Perché sono fasi di, o di meditazione, di riflessione, anche di osservazione del rapporto che c'è con la natura e con le cose. Per me sì, è importante molto l'aspetto della lettura, ma non tanto come, cioè semplicemente come acquisizione di nozioni, quanto più come possibilità di metabolizzare un pensiero che sento affine al mio e che però magari ha detto già delle parole. Cioè, per esempio, per me un libro, testo fondamentale, è stato Il sigillo dei sigilli di Giordano Bruno. Ecco, quindi questo aspetto della lettura, poi anche il vedere altre opere di altri artisti che comunque indirettamente allargano gli orizzonti che uno ha dentro di sé. Giordano Bruno, che oltre che teologo, filosofo, eccetera, ha avuto anche una produzione pittorica, che lui costruiva questi diagrammi ermetici e riconosceva in questi, proprio li chiamava immagini agenti. E la funzione di queste immagini, lui sosteneva, che poi per me è quello che io ricerco nella parola, in ogni immagine artistica che cerco, era quella di avere una sorta di potere dentro la mente delle persone che le guardavano di favorire l'intelligenza, lo sviluppo del linguaggio, quindi questo potere dell'immagine di agire. Al di là dell'essere una descrizione di un qualcosa, ma più come proprio formula poetica. È quello che fa anche la poesia, che fa la musica. C'è una frase di Pontigia che mi piace un sacco, che lui lo dice riferita alla scrittura, ma comunque dice scrivere per il sé che coincide con gli altri, no? E quindi questo un po' si riferisce alla capacità che una persona può avere attraverso la propria esperienza di cogliere dei frammenti del presente e che questi frammenti diventano una sorta di beneficio universale, quello che si intende per l'analogia, no? Cioè, che poi in realtà significa pensare verso l'alto. Il compito di una figura analogica, una parola, cioè è quella di, tramite quell'oggetto, spostare l'attenzione verso un altro universo di rimandi che sia appunto illimitato, infinito. Penso che nell'arte sia indispensabile, cioè, ovvero che una figura, cioè un disegno, una scultura,
un'azione artistica che abbia questa capacità di, attraverso quel frammento che è in se stessa, che abbia la capacità di, spostare poi lo sguardo verso tutto un mondo che c'è dietro, che uno può trovare sia dentro di sé oppure in ciò che lo circonda. Ultimamente lavoro molto con il disegno, cioè il disegno che comunque ho sempre usato in vari periodi, della mia vita, anche per, come una sorta di documentazione, anche una sorta di stato di attesa di qualcosa, no? Cioè, se non c'è un progetto specifico, perché a volte mi diverte anche lavoro con questa sorta di sculture, che poi sono al misto fra la scultura e l'installazione, però forse richiedono un progetto specifico per uno spazio. Di normale il disegno è, tipo, io lo chiamo una sorta, lo immagino come una sorta di sismografo dell'anima, che è immediato e è capace di captare ogni più remota vibrazione dell'animo umano. Tutto questo in un istante, no? Quindi diventa per me una sorta di documentazione, di archivio, di immagini che mi porto dentro e che quasi sigillano un'attesa. Questo aspetto di recuperare degli oggetti anonimi che fanno parte della quotidianità e trasformarli in qualche altra cosa mi interessa molto, ma neanche tanto come necessità di riciclaggio o cose varie, proprio come evocazione, no? Perché di base poi credo che tutto quello che ci circonda abbia questa capacità di evocare un qualcos'altro, e quindi un artista poi si diverte e ci gioca con questi materiali e li trasforma e li fa diventare qualcos'altro. Mi piace molto lavorare su, come quasi una sorta di traccia, no? Qualcosa che resta, come un'ombra. Per esempio, gli alberi sono disegnati non direttamente su quel foglio, ma su un altro foglio che io metto sopra. Disegno sull'altro foglio e in base a certi dosaggi di inchiostri, pennarelli o alcol o altre cose, diventano, cioè il segno si calibra in un modo piuttosto che in un altro, però rimane sì questo aspetto rarefatto, indiretto, lontano, perché sì, per me poi di base è una sorta di filtro quella del foglio, dello spazio che ho di fronte, un filtro fra me e forse qualcosa che ha a che fare con il ricordo, ma anche con l'immaginazione. Nella misura in cui, cioè, le persone fanno beneficio di tutto ciò che riguarda la cultura, quindi dall'arte alla poesia, nella misura in cui questa cosa veramente le porta a una consapevolezza diversa di se stessi e del mondo, di conseguenza ne beneficia il singolo individuo, e beneficiandone un singolo individuo ne beneficia tutta la società.